La prima è facile, Imola perché? Perché sei qui? Perché diciamo dopo un'estate un po' sofferta, dove non ho trovato, con tutta la sincerità speravo di trovare una C, dopo non l'ho trovata e quindi ho avuto una chiamata di Imola e di qualche altra D, ma voglio dire, mi hanno tutti parlato benissimo, anche molti amici che giocavano qua della società, di come lavorano, quindi poi col mister ho lavorato l'anno scorso a Forlì, nella parentesi iniziale, quindi ho deciso di venire qua con grande piacere. Ascolta, il tuo ruolo, perché Antonio ci manda la presentazione, attaccante, centrocampista, esattamente con Bardi dove hai giocato? Con Bardi ho giocato esterno alto attacco a destra. Ok, e invece nella primavera del Cesena tu eri nato come, fantasista? Ho fatto sempre con Mister Angelini, prima a Cesena, poi dopo a Sant'Arcangelo, o la mezzala o spesso il trequartista. Ok, un'altra domanda facile, cosa puoi dare al Molise, cosa ti senti di poter dare a questa squadra, insomma, visto il momento, e cosa ti ha chiesto Bardi, insomma, dato che... Dare una mano, cioè, tanto... Siamo un gruppo forte, perché dai, comunque tanti amici che giocavano qua, che buoni giocatori, tutti insieme dobbiamo uscire da questo momento, dai. Antonio, io... Le prime impressioni dopo i primi allenamenti quali sono? No, buone, cioè con la squadra normale siamo un po', diciamo, non proprio quel di clima, diciamo, positivo che si deve essere in uno spogliatoio, però è normale che veniamo da diverse partite non favorevoli, quindi quando faremo delle vittorie poi tutto si sistemerà. È anche una scelta coraggiosa, perché guardando la classifica attuale, insomma, Limolese non poteva essere la prima scelta. Ma come dico, cioè, voglio dire, l'importante è che ci sia materiale per lavorare bene, quindi la società qua ci mette a disposizione, diciamo, per fare, ci mette tutto a disposizione, dove possiamo, dobbiamo solo andare in campo e giocare, dai, fare il meglio possibile noi, quindi. A livello fisico come stai? Ti sei allenato in questo periodo? Mi sono allenato, però non ho mai con una squadra, diciamo, dove posso aver preso il ritmo, diciamo, di come hanno già i miei compagni che sono molto più avanti di me, però adesso se mi metterò giù, solito a lavorare, speriamo di prendere al presto a condizione ottimale. Secondo te quanto ci vorrà per essere all'80-90% per poi raggiungere il 100% più avanti? Spero che già in 2 settimane riesco già ad arrivare a una buona condizione. Domenica sei pronto a giocare? Pronto a giocare? Sono pronto a giocare? Sì, dai! Cioè, deciderà adesso il mister, vediamo un attimo come va, cioè anche su entrare, adesso vediamo un attimo come arrivo domenica, le mie condizioni per domenica, dai! Questa è la prima estate, è stata per te la prima estate dove eri, diciamo, a spasso, tra virgolette. Sì. Come l'hai vissuto, come si vive, insomma, un'estate così, perché sai? Ma diciamo, secondo me sono rimasto a spasso nell'estate dove ho fatto un campionato precedente migliore, quindi è stato un po' particolare e inaspettato, però tanto ormai il calcio è così, ci sono tanti giocatori nella mia situazione, anche bravi, e quindi ho detto... Adesso che ho avuto una richiesta, ho accettato, perché arrivare a ottobre e essere ancora a casa non è il massimo. Ho detto, questa bisogna prenderla. Sì. Questa chiamata, quanto, cioè, se me lo puoi dire, come si è sviluppata la trattativa? Cioè, quanto tempo è che... Ah, ma hanno... Un paio di giorni? Una settimanella, sì, dai, okay. Settimanella. Loro non li hai ancora visti giocare, non è che domenica in tribuna. No, non li ho visti giocare, ancora no. Ok, infatti la tua faccia è nuova, però se domenica l'avessimo visto magari. No, ma adesso. Molti ragazzi li conosco, ci ho fatto anche storie giovanili, mi ricordo forti. E poi adesso gli allenamenti sono già positivi, secondo me, dai. Non penso che sia un gruppo che si merita questa classifica. Questa è una situazione un po' nuova per te, nel senso che insomma. Arrivare in corsa in una squadra che... Sì, alla fine l'obiettivo è sempre quello, cioè giochiamo a calcio, quindi possono capitare situazioni favorevoli, situazioni sfavorevoli e situazioni che capitano anche a me, quindi però alla fine, tanto il fine è sempre quello, andarsi a allenare bene e poi la domenica cercare di tutti insieme di aiutarci e riuscire
a fare risultato positivo. Col mister ci hai parlato? Sì, con il mister ci ho parlato, dai, abbiamo un buon rapporto, fortunatamente abbiamo fatto dei mesi, dal mese dell'anno scorso, dove ci siamo trovati bene, penso sia lui che io, quindi ho un buon rapporto.